Sui social si legge spesso «c'è chi sa e non ha parlato», ma è una falsità. Qui tutti hanno parlato e hanno detto quello che sapevano e avevano visto. Sono queste le parole di condanna forti espresse dal parroco di Arce, Don Angelo D'Anastasio, riguardo al brutale omicidio di Serena Mollicone. Serena, diciottenne scomparsa il 1 giugno 2001 da Arce, Frosinone, fu trovata senza vita due giorni dopo a Fontecupa. Gli imputati per la sua morte furono l'allora comandante dei carabinieri Franco Mottola, sua moglie Anna Maria e suo figlio Marco, tutti assolti in primo grado e poi anche in appello il 12 luglio scorso. La Corte d'Appello ha confermato l'assoluzione di Mottola padre, della moglie e del figlio e ha condannato la famiglia Mollicone al pagamento delle spese legali. Ma a chi si riferisce il parroco quando afferma che tutti hanno parlato? Ripercorriamo tutte le testimonianze relative al delitto di Arce. Tra le più recenti e significative c'è quella di Maria Pia Fraioli, nipote del carrozziere Carmine Belli, una figura sfortunata in questa tragica vicenda. Belli dichiarò di aver visto Serena la mattina del 1 giugno al bar Chioppetelle, dove avrebbe litigato con un ragazzo che l'accusa identificò come Marco Mottola. Questa testimonianza costò a Belli l'accusa di omicidio e 17 mesi di carcere, prima di essere completamente scagionato. Lo scorso 29 aprile, la nipote ha ricordato che il 2 giugno 2001, quando mostrò a Belli un volantino con la foto di Serena, lui la riconobbe e fu lei a suggerirgli di andare in caserma. Belli descrisse in anticipo anche gli abiti con cui Serena fu trovata morta, insieme alla borsetta mai recuperata. Un'altra testimonianza importante è quella del professor Fernando Ferrauti, responsabile dell'ASL di Frosinone. Alcuni suoi pazienti tossicodipendenti gli avrebbero confidato che il figlio del maresciallo Mottola era un pusher e ha ucciso una ragazza che lo voleva rovinare. Ferrauti avvisò i carabinieri, ma venne ignorato. Sempre ad aprile, il carabiniere Massimo Polletta, in servizio al nucleo investigativo del comando provinciale di Frosinone, ha rivelato l'esistenza di anomalie nell'ordine di servizio del 1 giugno 2001, redatto dal maresciallo Vincenzo Quatrale e dal brigadiere Santino Tuzzi, quest'ultimo morto suicida. Anche il misterioso suicidio di Tuzzi, trovato morto in una diga l'11 aprile 2008, solleva molti interrogativi. Ufficialmente Tuzzi si sarebbe suicidato con un colpo di pistola, ma la sua famiglia e il suo migliore amico non hanno mai creduto a questa versione. All'epoca si disse che si era tolto la vita perché la sua amante voleva troncare la relazione. In una intercettazione ambientale, Tuzzi confidò proprio alla sua amante, Anna Rita Torriero, le sue paure per aver sorvegliato la caserma il giorno in cui Serena Mollicone fu uccisa. Pochi giorni prima di morire, aveva rivelato di aver visto Serena entrare in caserma, ma di non averla mai vista uscire. Sappiamo chi è stato, una verità esiste. Con queste parole, il parroco di Arce ha espresso una dura condanna morale che sembra indirizzata verso specifici individui. Antonio Mollicone, lo zio di Serena, ha lanciato accuse severe contro la famiglia Mottola in una dichiarazione congiunta con il parroco. Abbiamo presentato fatti evidenti, eclatanti e concordanti che sono stati sistematicamente ignorati, ha dichiarato Antonio Mollicone, che ha ereditato questa battaglia civile dal fratello Guglielmo, padre di Serena, deceduto di crepacuore nel 2020. La posizione dello zio è chiara. Contesta apertamente la decisione dei giudici, ritenendo che molti elementi cruciali siano stati trascurati. Per fare alcuni esempi, una botanica di fama ha esaminato una fogliolina trovata su un calzino di Serena e ha stabilito che non proveniva dal bosco dove è stato rinvenuto il corpo, ma dall'area più arida e secca dove si trova la caserma dei carabinieri. Inoltre, la borsetta di Serena mai ritrovata è probabilmente in possesso dell'assassino o degli assassini, poiché ci sono testimoni che hanno confermato che mia nipote l'aveva con sé al momento della scomparsa, ha aggiunto Antonio Mollicone. Antonio ha sottolineato che la famiglia continuerà la sua battaglia legale per scoprire l'autore del delitto. Serena era turbata dalla droga che circolava nel paese e lamentava l'assenza delle istituzioni, ha concluso, promettendo di non fermarsi finché non sarà fatta giustizia. I magistrati romani
avevano richiesto condanne superiori ai 20 anni per i Mottola, sostenendo che Serena Mollicone fosse stata uccisa all'interno della caserma di Arce, dopo aver urtato violentemente la testa contro una porta. Secondo l'accusa, Serena sarebbe entrata in caserma quel giorno con l'intenzione di denunciare lo spaccio di droga orchestrato da Mottola. Dopo una violenta lite, sarebbe morta all'interno dell'edificio. I pubblici ministeri hanno sempre sostenuto che il corpo di Serena sarebbe stato poi trasportato nel boschetto dove fu ritrovata senza vita il 3 giugno 2001. Tuttavia, i giudici d'appello hanno considerato questa ricostruzione non credibile. Si attendono ora le motivazioni della sentenza.